Appena entrato oggi, subito una scatola regalo, vediamo. 14 regali, allora, 1.500.000 pie progetti, 1.500.000 pie eroe, 2 milioni e mezzo di pie superstiti, 194 gocce, 119 fulmini in bottiglia, 60 occhi della tempesta, 32 frammenti, 553 rivantaggi, 440 stravantaggi epici, 460 leggendari, 5.000 di oro, un lama pirata, un bel po' di lama pirata. E un gettone lama tesoro troll leggendario. Queste sono le ricompense, penso, per quei giorni di inattività del gioco. Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi l'Epic Games finalmente ci ha rilasciato la roadmap della stagione 9. Questa roadmap ci orienterà per tutta la season più o meno su quelli che saranno i piani futuri di Salva il Mondo, però solitamente la Epic non tende a spoilerare grosse cose, quindi sarà solo un contentino che ci daranno sempre per tenerci un attimo sulle spine. Andremo a scoprire comunque tutti i dettagli insieme e qualora riceverò qualsiasi tipo di aggiornamento, non vi preoccupate che troverete tutto quanto sotto questo video. Per cominciare, sappiate che divideremo il video per quattro blocchi, come li ha divisi l'Epic Games. Sono 4 settimane, sarà quello che succederà nelle prossime 4 settimane, appunto. Non sapremo quello che succederà oltre queste 4 settimane per ora, però a grandi linee andremo a scoprirlo tutto insieme. Nella versione 9.10, quindi il 21 maggio, sarà lo stesso giorno in cui voi state guardando questo video, avremo un nuovo soldato, Dino il soldato. Affronta la potenza del soldato Dino, ci dicono. Il bottino ancora non è cambiato, però domani avremo il nuovo Genesi Rex. Balza nella battaglia, avrà un vantaggio standard che ogni un secondo aggiunge 3% della salute attuale al danno del successivo colpo con armi a distanza, e il vantaggio comandante è forza di dinosauro. Ogni secondo aggiunge 9% della salute attuale al danno del successivo colpo con armi a distanza. Che cosa significa questa perk? Se volete ve lo spiego già. In pratica facciamo l'esempio che voi avete, come ho fatto il video io l'altro giorno, 1 milione di vita, ok? Siamo full vita e 0 scudo. Non tenete conto lo scudo, ovviamente, se abbiamo 1 milione di vita e non abbiamo scudo. Ok, nel momento in cui voi avete 1 milione di vita e sparate un colpo con qualsiasi arma a distanza, in questo caso, infliggiamo, se ce l'abbiamo come comandante, il 9%. Ciò vuol dire che andiamo a infliggere 90.000 di danno in più con l'arma se noi siamo full vita, però solo se siamo full vita. Se per esempio abbiamo 500.000 di vita perché abbiamo preso gli schiaffi dagli zombie, al posto che 90.000 ci si aggiungeranno solo 45.000 di danno, per farvi capire più o meno il concetto di questa perk. Lo stesso concetto si applica anche sull'altra perk sulle spade. E i Wargames, Space Rocks, sarà tipo una roba del genere, qualcosa di molto molto diverso dal solito, secondo me. Meteoriti che cadono dall'alto, può essere un po' come la bomba di lava a Montespago. Sempre nella versione 9.10, però questa volta il 28 maggio, avremo un nuovo straniero, Dino lo straniero. C'è qualcosa di più spaventoso di un Dino che fa la traslazione fasica? Gradirei molte altre perk, sinceramente. Wargames maledetti. Cancella la maledizione o preparati al peggio, ci dicono. Sarà qualcosa sempre di nuovo. Ovviamente non ci fanno presagire nulla, perché su queste basi non posso neanche creare qualche montaggio per cercare di farvi capire, perché ovviamente non posso sapere cosa intendono con queste parole. Però sarà qualcosa di completamente nuovo. Sarà sempre una modalità nuova per le Wargames, intendiamoci. Nella versione 9.20, quindi il 4 giugno, avremo una nuova trappola da pavimento. Non rimanere attaccato, ci dicono, quindi che abbia effetto anche su di noi? Non lo so, non lo so, probabilmente no, perché su Salva il Mondo non ci sono trappole che hanno effetto anche su di noi. Sicuramente sarà rivolto agli zombie. Rimarranno incollati, rimarranno appiccicati? Non lo so, non saprei. Voi cosa ne dite, raga? Fatemi sapere la vostra nei commenti, perché ci sta anche poter immaginare cosa potrebbe essere, no? Un po' l'immaginario di Salva il Mondo che vorrei riportato nella realtà. Cosa potrà significare secondo voi? Avremo in più una nuova questline, quindi altre ricompense, altri obiettivi da fare, tanti tanti biglietti. Ci sarà un nuovo evento a tema di stranieri, questo sarà importantissimo perché avremo indietro sicuramente molte perk per gli stranieri. Un nuovo evento che rimpiazzerà i lama militari, infatti raga, se avete già finito tutto il set delle lama militari avrete tempo fino alla versione 9.20 per appunto ottenerle tutte. Dopodiché vi consiglio, se le avete già ottenute tutte, di tenervi i biglietti, perché quando cambia l'evento durante la stagione, ricordate che i vostri biglietti valgono per tutta la stagione, quindi
quindi appunto se durante la stagione cambia appunto l'evento, voi potete utilizzare i biglietti che stiamo farmando, che state farmando in questo momento, per utilizzare le armi che usciranno nella versione dopo la versione 9.20. E attenzione, perché le armi militari non ci saranno più quando la versione 9.20 verrà lanciata, quindi affrettatevi raga. Avremo sempre un nuovo evento con la tematica delle war games, delle simulazioni delle war games. Non vuoi essere d'intralcio quando il laser si spegne? Che cosa significherà? Sarà sicuramente una nuova modalità. Questo significa che comunque stanno lavorando molto sulle war games, stanno lavorando molto, stanno aggiungendo tante modalità anche per darci modo di divertirci. Comunque, a grande richiesta ritorna anche Jess Archeologo. Ebbene sì, raga, nella versione 9.20 ritornerà Jess Archeologo il 4 giugno, ricordatevelo. Siamo sempre nella versione 9.20, però siamo all'11 giugno. Avremo un nuovo evento a tema di pistole, quindi sarà... non so che dirvi, raga, sarà un nuovo evento a tema di pistole. Ci saranno delle pistole nuove o semplicemente una pistola nuova. Adesso bisognerà vedere cosa intendono per tutti questi nuovi eventi. E qualcosa ancora sulle War Games. Conto alla rovescia quantistico sta a significare. Non so veramente cosa potrebbe significare. Sarà tutta una novità? Sarà bello? Sarà brutto? Non lo so, io sono eccitato quando escono queste roadmap. Sono anche curioso di sapere la vostra opinione. Però attenzione, ci hanno spoilerato anche qualcos'altro. Niente, qua ci ringraziano di tutti i feedback che abbiamo mandato per le War Games, che stanno lavorando per risolvere molti dei problemi, che sono contenti delle nostre reazioni, eccetera eccetera. Fanno anche sapere che stanno lavorando al miglioramento del matchmaking per quanto riguarda il gioco in compagnia, perché per ora è un po' buggato, ti lancia in zone in cui magari non hai chiesto di essere lanciato, ti fa aspettare infinitamente certe volte. Stanno lavorando anche su questo, ci fanno sapere. Inoltre che hanno nuove simulazioni per i War Games, ma questo ce l'hanno già fatto sapere. Secondo me stanno lavorando molto appunto sulle War Games, ne avranno create tantissime e ce le rilasceranno piano piano. Quello che mi colpisce è che dicono che avranno un'altra sorpresa in arrivo per scudi antitempesta e che potrebbe mettere alla prova anche giocatori più forti. Questa funzione sarà disponibile solo per i giocatori che hanno completato il livello 10 delle loro difese scudo, quindi assicurati di finirle. Avremo maggiori dettagli su questo nel prossimo futuro. Raga, sono straeccitato per i cambiamenti che ci riserva Salva al Mondo. Sicuramente potrebbero fare molto più velocemente tutto questo. Io sono dalla loro parte, mi piace un sacco questo gioco. Sono stra curioso di vedere che cosa intendono con queste frasi. Sono stra curioso di vedere anche le armi nuove del set nuovo, di vedere i nuovi eventi, di vedere le nuove simulazioni di War Games. Ma soprattutto la cosa che mi interessa di più è di sapere la vostra opinione. Quindi, se non l'hai ancora fatto, ti invito a scrivere un commento qui sotto, perché io, ricordati che li leggo tutti quanti. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Grazie mille della visione. Bella bella!